Bella raga, sarò sincero, non sto seguendo di proposito 100 nuovi mattini, non le sto facendo tutte. Semplicemente questa via sono andata a farla, poi ho detto, ciao, mi sembra strano che non sia su, fammi vedere che non ci sia davvero. E infatti c'era. E nello sfogliare questa pietra miliare dell'alpinismo, non ho capito se sono rimasto più colpito da questa immagine del principe Gian Piero Motti sul primo tiro della via, dove praticamente in massima esposizione ancora non ha messo dentro niente, quando noi rinviamo almeno 3 spit, oppure dai gradi originali, sempre della via, dove il quinto più sesto non compare, e addirittura sulla Dulfer, che tanti di noi temono, compare il quinto meno, quinto sull'ultimo passaggio. Adesso mi pare sia gradato sesto, gradi che rispetto a quelli che utilizziamo adesso, francamente condivido. Fatto sta che è inutile che vi dico il mio parere, perché c'è qui una descrizione della via che è lapidaria. Magnifica arrampicata di puro stile granitico, con numerosi passi di forza, via piuttosto frequentata e a volte affollata. Non condivido solo l'ultima frase, dal momento che quando l'abbiamo fatta noi eravamo le uniche due cordate in parete, visto che davano pioggia ovunque. Noi abbiamo comunque voluto sfidare il meteo e siamo andati in giornata alla Rocca Sbarua, che da casa mia è una bella vasca. Ne è valsa la pena? Sì. Anche Joele mi ha detto, perché tu che fai vie più difficili vieni qui a fare questa via che è più facile rispetto alla tua media? E dopo averla scalata ne sono ancora più convinto, perché è veramente un capolavoro. Devo ammettere che comunque un po' di timore reverenziale ce l'avevo. Adesso non è che voglio mancare di rispetto, ma penso che una via del genere, se dovessi tornare a farla, cercherei di farla solo e esclusivamente a friend, perché si presta veramente bene. Invece, per come è chiodata adesso, sono a mio parere quasi inutili, a meno che non volete portarvi una serie di friend medio grossi, giusto per stare un po' più tranquilli. Prima di proseguire comunque con quello che è stata la descrizione della giornata, io come sempre vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella, nonché seguirmi sui miei canali social per rimanere sempre aggiornati ogni qualvolta caricherò o farò qualcosa di nuovo, nonché vi invito a farvi un giro sul sito di DF Sport Specialist, che come sempre mi aiuta nel realizzare questi video. La Rocca Sbarua si raggiunge dal rifugio Melano o Casa Canada, praticamente lì attaccata. Il rifugio lo raggiungete in circa mezz'ora, 40 minuti di sentiero di avvicinamento tranquillissimo. E l'attacco della Gervasutti Ronco è praticamente 10 minuti dal rifugio. Si riconosce chiaramente questo dietro strapiombante con fessura obliqua che traversa verso destra e dalla placchetta in metallo alla base. Non le conosco. Ma sono tipo quelle con la gomma più morbida È l'attacco della dell'universo. Gervasutti Ronco. Vediamo. Se non Saranno piove. bestemmie se non piove. Vabbè, dai, comunque ve lo dico il mio parere. Via bellissima, veramente che vale la pena fare, consigliatissima. Devo dire che in tutto ciò ho provato un po' di invidia per Joele, che come prima via si è ritrovato di qua. Avessi fatto io una prima via del genere. No, no, mi piaceva comunque la prima via che ho fatto io, visto l'avventura. Se non lo sapete, qua trovate il racconto. Comunque, veniamo invece a quello che è la Gervasutti Ronco. Penso che comunque nessuno dei tiri di questa via sia banale. Il primo tiro parte appunto sulla direttiva di questo diedro, in realtà utilizza la fessura sulla sinistra e un sacco di piedi su questa paretina appoggiata per poi doppiare lo spigolo in massima esposizione, risalire una lama staccata non banale. Anzi, io mi sono proprio incastrato Sì, dentro c'è con un la chiodo. spalla. Poi traversare ancora leggermente verso destra e salire dritti alla comoda cengia di sosta. Tiriamo uno spizzo a sinistra. Esatto. Arrivate e vedete. Sì, dammi, dammi. Oh, non mi tenere tirato, eh. Già da qui avete un bel assaggio di quello che sarà la via, ahimè corta, ma comunque di arrampicata veramente bella e soddisfacente. Secondo tiro in realtà è semplicemente un tiro di raccordo verso il terzo tiro, si risale la sosta, si obliqua verso sinistra, fino a I far piedi? sosta alla base di un Da dove diedro sono che io? intimorisce. Di qua sono finiti. Però se tu lo metti, vedi che sta. Ciao a tutti, 195.
Gioele 2002, è annata di merda. 2001. Sì, merda uguale. Alza il piede. E questa è completamente di qui. Sì, però poi devi attraversare di qua. Terzo tiro che ha guardato la sosta vi cagate addosso, ma vale la pena prendere, lanciarsi e provarlo, perché guarda come salgo qui, tutto, non ha difficoltà, la mano sta spingendo, così non sta terribili tirando. Ma è un'arrampicata, e poi alzo il piede, sublime, veramente veramente bella, un po' di forza come piace a me, con un qualche incastro di mano, la roccia poi che grippa ovunque, quindi niente, risalite dietro, provare per credere, sosta subito dopo. Wow! Ah no, guarda che qui c'è una bella tacca dentro. Una bella ronchia. Comunque, wow! Cosa cazzo tiene sta mano? Incastra, vai Rocca Sbaluba! Fia che fiondo! Ah figa, ma come sale? Master of Crack, e non è quello che trovi in stazione! Ale! Alza un po' il piede, no, il piede sinistro ce l'hai già buono lì. Ale, spara su. Questa è quella. Quarto e quinto tiro abbiamo preferito unirli per velocizzare un po' la situazione. Si può fare, basta allungare veramente bene le protezioni per evitare attriti poi quando siete lì verso la fine della Dulfer, che è il punto un po' più duro. Il quarto tiro sostanzialmente propone un passaggio un po' particolare poco sopra la sosta, che è questo incastro di pugno, quindi dovete incastrare e salite e si arriva in tipo 15 metri alla sosta del quinto tiro. Wow! Quinto tiro, che è il tiro famosissimo. Occhio che sto già iniziando Dulfer, il tiro duro. Potete fare anche a incastro. Occhio che sto già iniziando. Ho preferito farlo tutto in Dulfer, quindi si risale proprio a destra della sosta aiutandosi con la fessura parallela fino ad un chiodo, da qui poi traversate e da qui inizia la cavalcata. Mi era dato ormai, penso, ho paura 5C, sta Dulfer, bagai. Ci sta, anche se si arriva alla fine belli pompati, e però è spettacolare. Poi vabbè, se andate da primi nessuno vi farà mai una foto, farete delle foto fighissime ai vostri secondi di cordata, e sembra di scalare, boh, dico una bestemmia, Yosemite, insomma, è stato. Minchia bagai! Bellissima! Gervasutti, spettacolare. Unito col quarto. Mamma mia, bellissima la Dulfer. Anche bella ghisante. Prima volta che becco il granito unto. Poi non è granito, però vabbè. Wow. Saluta i follower. Guarda, guarda Gioele.
Guarda, guarda che sega. Bagai, come sei infiniti qua. Beh. Una bella bestia. Con le corna belle e il pelo lungo. Ma te non ce l'hai le corna, mica, però c'è una barbetta. Ma è stato al barbiere, zia? No, perché la capra è il miglior animale che c'è. Dopo, la fessura. Nuova immagine profilo, sorridi. Ma io? Sì, sei messo giù benissimo. Grinta ci vuole, è uno sport di merda. Ale, qui 2 minuti ha finito, eh. Parti. Sì, sì. Ale. Esatto, bravo, l'hai capito. All'ultima tirata l'hai capito. Ale. Ale, butta sui piedi. No. Che sega che sei. Tanto Ale, tuo disco ci regala un ultimo tiro a incastro. Ale uomo lo fa. Niente, mo si arrende alla Dulfer. Non mi devo spostare? No. Ale. Ale. Ah! Cavallo di razza! Da qui, ahimè, la via è finita. Via bellissima, veramente, veramente bella. Ne sono rimasto estasiato. Come primo approccio alla sbarrua ci sta, spettacolare. A noi non c'è bastata, abbiamo deciso quindi di fare un altro paio di tiretti sulla via normale perché bisognava raggiungere la vetta, no, semplicemente perché ci avevamo ancora un po' di tempo, ci sembrava brutto aver fatto solo 4 tiri e non mi sentivo di andare a fare roba più dura per non ammazzare troppo Joele. Ado sarò. Quindi per andare a prendere la via normale ho seguito la catena verso sinistra finché non mi sono trovato in questo diedrino abbastanza appoggiato, l'ho risalito, ho trovato una placchetta con un fix, risalito la placchetta con un fix e ho fatto sosta con un fix e qualche friend su questa grande cengia alla base del passo del gatto. Passo del gatto che gli mollerei una manata a chi l'ha aperto veramente, perché porco zio, cioè parliamone. Adesso voi lo vedrete, sembrerà scalando un cammino verticale, in realtà sto facendo il passo del giaguaro incastrato in questo cammino orizzontale in mezzo alle merde delle capre, però vabbè. Dai, è particolare, ci sta, abbiamo riso un po', è stato un secondo parto oppure la caccata di uno stitico, non lo so. Comunque è un'altra particolarità che se vi capita ci sta a fare. Fosse verticale sarebbe più bello. Ma cazzo di merda di roccia marcia. Spettacolare, ma adesso c'è l'ultimo tiro e arriviamo fuori. Ultimo tiro? Manca il tiro di terzo grado. Ah. Questo era quarto grado. Abbiamo qua uno speleologo. Ieri si è visto... un uomo distrutto dalla vita. Cazzo, ha preso più botte lui che non un interista in curva sud. Figa, sei lento pure a nascere. Sembri lo stronzo di uno stitico. Non farmi ridere che si espande la cassa toracica. Da qui c'è una comodissima sosta e infine per un diedro decisamente più semplice, sprotetto ma proteggibile sulla sinistra, arrivate in cima alla struttura della sbarrua centrale. Ma la vedi la cima? Sono in cima. Non so neanche dove siano i panini. Dove sono nello zaino? Ale, bravo Joele, va. Prima via in assoluto. L'hai ragliata.
Io alla prima via andavo già da primo, Ho attrezzato anche qui una sosta su Friend in cima, recuperato gli altri, festeggiamenti, perché comunque è stata veramente una gran bella giornata, una via storica che valeva la pena ripetere. Bella raga, finita la via. L'abbiamo l'uomo pestato, strasaccagnato. Comunque, pressioni sulla via. Veramente bella. Bella la fessura, spettacolare. Bella vera. Bellissima. Da fessura... iper consigliata e... da fare assolutamente. L'ultima gestazione forse il parto evitare, il parto era evitabile, però secondo me è un'esperienza che una volta nella vita va rifatta. Impressioni sulla prima via, tornerai a farne di nuovo vie? Sì. Senza contare che secondo me ho allungato un po' l'occhio in Sbarua, c'è tanta bella roba ancora da fare, quindi tornerò sicuramente. Ottima avventura, io non posso far altro che consigliare anche a voi di buttarci il naso, perché di sicuro ne rimarrete stupiti. Anche per oggi è tutto, io spero che abbiate gradito il video. Se così è stato, mettete un bel like, condividetelo con i vostri amici, andate in Sbarua e noi ci vediamo alla prossima. Bella raga!